Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli! E adesso con la camisa piena di macete! Buongiorno e benvenuti a Macete. Noi sinceramente di tutta questa psicosi del coronavirus, questa roba di star distanti, a noi sinceramente nega un po' stufa. E quindi abbiamo deciso di fregarsene di questa regola e siamo qua con il presidente Donald Trump in persona che ne racconterà come sta affrontando l'emergenza coronavirus anche negli Stati Uniti. Buongiorno presidente Trump. Ciao Muloni, beh sei un po' coccio di rusini devo dire. Sì, un po' cioè di rosini, però insomma robete, niente di che. Abbiamo dovuto bloccare New York, abbiamo studiato tutto, abbiamo studiato Las Vegas. Sì, ho visto anche quel, beh. Però insomma, mai grave come per voi che avete dovuto chiudere Mirella, insomma, dai, dai. Allora, Patelli, siccome questi giorni sono molto particolari, che siamo tutti cado, ho fatto una nuova cantontina, perché a Todono ho portato cagnolino di mamma, ho portato Docco a fare la pipì. E ho conosciuto, tanto du, non da vicino, però ho conosciuto una ragazza, che ti chiama Emma, e mi pare di cognome, Emma Podita di cognome, e dopo ho scritto una cantone proprio tutta per lei, molto bella, con i codetti anche, molto bella, che voglio anche cantarvi, perché ho fatto anche i disegnetti della cantone. Buona, altra mattinata, ma insomma, c'ho sempre uguali questi giorni, c'ho sempre a casa, chiuso in casa, sempre uguali. Cioè, ma se possibile che cavemo, allora, dico, no, in sta casa, gavemo la posizione per gli occhiali, due scatole con scritto de sora, occhiali del fio Boba, le altre con scritto occhiali del fio Mona. Può essere che se sbaglia e me le sei suoi. Ma non se placa sia sui social che nelle TV la polemica sulle persone che continua ad uscire nonostante il divieto. E so che abbiamo numerose testimonianze dei nostri ascoltatori e c'è qualcuno che chiama per anche delle segnalazioni. Vedo una telefonata in linea, pronto? Pronto, Herman Duilio, buongiorno. Buongiorno signor Herman. Sì, niente, no, segnalo solo che io abito nei pressi della cosiddetta ciclabile, no? Quello c'è spazio dove i ciclisti, anche i pedoni che vogliono insomma rilassarsi, la in mezzo al bosco che porta fino su? No? Fino Draga Sant'Elia, va su. La ciclabile? In Slovenia arriva, sì, no? Sì, esatto. Ecco, io sono lungo il percorso, abito in una casa che si affaccia, no? Proprio su questa ciclabile e noto a malincuore che ogni tanto c'è qualcuno che nonostante il divieto passa. Io adesso chiedo proprio un'informazione. Certo, signor avendo Herman. Io il terrazzino, il pergolo, sì, come si suol dire, appoggiato proprio sulla ciclabile a pochi metri, proprio, mm-hmm, proprio vedo perfettamente anche una distanza, un pergolo, ottima distanza dalla ciclabile, nel senso che c'è utilizzabile in qualche modo, ecco, pergolo. Io avendo anche di mia, proprio perché ho un hobby, no? Sì. Già negli anni, avendo io ho un arco di buona precisione, devo dire, anche delle frecce importanti, insomma, con la punta, una punta seria, no? Una punta. Ecco, se io adesso, se non, cioè non pensavo di passarle nel veleno, okay, però se le tiro sulle gambe di quelli che passano. Ma non, no, ma non sei illegale. Non si può fare una roba del genere. Aspetta, sulle gambe che tiro, eh. Non è che. Vado, pronti. Tutto molto potte, molto bello. Ho detto pato, troppe partite. Qua di pato. Pato. Sì. Allora, Emma è la protagonista di Cantone. Emma Caccodoni! Gandhi! Tenti menti! Emma Caccodoni! Gandhi!
Attenti! Dopo te ancora. Ma babbo, non ho altre possibilità. Qui mi dicono che se non vieni a prendermi mi trattengono nella caserma di Capodistria. Allora, cucciolo. Purtroppo le regole sono regole e noi dobbiamo rimanere nel flusso. Siamo in un periodo di grande cambiamento. Il cambiamento, ma tu sai bene che la resistenza al cambiamento crea sofferenza. Non vorrai mica chiedermi di andare controcorrente, che se può, se dovevo andare controcorrente nascevo salmon, fio mio. Perché, Non si può tirare anche le frecce alle persone che passano. Oh, ma un tolgo la vita, eh. Ho capito, ma si può fare una segnalazione alle forze dell'ordine, semmai. Ecco, a proposito, si può chiedere alle forze dell'ordine direttamente se mi procurano una pistola. Ecco, io ero militare, mi sono imparato a sparare col MAB, il moschetto automatico Baretta. Non si può sparare alle persone. Qualcuno, cioè, se io mi rendo volontario... Se qualcuno volesse qui, io posso sparare alle gambe, ecco. Ok, allora sparo alle gambe facendo attenzione che non cadano troppo vicini, anche perché devono stare comunque a un metro di distanza, mi dice lei, no? E ma che codoni! Questi donni! Popi pieni! E ma che codoni! Questi donni! Popi pieni! E so che tra l'altro è un altro paese che sta seguendo le vostre orme iniziali, cioè di far finta di niente, e che sta un po' cambiando ogni giorno opinione. È l'Inghilterra, che in questo momento Johnson ha dichiarato un po' di robe un po' strane. Cosa la pensa delle dichiarazioni di Johnson? Ora, mi penso che Johnson sia veramente un figoncio. Ma sai che sei proprio un figone, mi piace di morire sto matto. Perché ha delle idee, mi anche stavo pensando a un piano tipo il suo, no? Adesso che tipo vediamo cosa che nasce al suo, no? Cioè, siamo qua, quel che va, quel che resta, capito? E poi bon. Noi avevamo pensato di fare un piano che somiglia quasi uguale, che si chiamerà Sit Down. Quindi situazione un po' giù. Sit Down nel senso, come dire ciccia, no? È buono, eh? Quel che arriva, ciccia. Sit Down, no? Ti figo! Questo qua è il vostro piano Sit Down, ciccia del piano Stati Uniti praticamente, vabbè. Down, ciccia! Ciccia! Sempre qua noi del Macete per rispondere a tutti i vostri dubbi con i nostri scienziati in linea. Pronto? Un'altra telefonata? È pronto, sì, San Giorgio di nuovo, qua sono in agitazione, sa? Sono con Egle, ho delle domande importanti, guardi perché sono in agitazione, qua penso di aver fatto il patatrack. La sei in agitazione, aspetti un attimo, la febbre? No. Sintomi no, influenzali? No, niente. Del mal di testa? No, mai. Problemi respiratori? No. Okay. Egle dite che ha problemi respiratori? No, raga. Quindi che problema? No, io ero solo pensiero, sono andato c'è il giornale, sono andato... Che è successo? L'ha incontrato una persona infetta? Pezzo. Due persone infette? Pezzo. Non so neanche come dire perché ho paura adesso, no? Sono andato in ciabatte. In ciabatte sono andato. Sono tornato su con le ciabatte. E quindi? Non so che si attacca. Chi? È il virus sulle ciabatte. Sulle ciabatte? Può essere che si attacca? Entra in contrasto? Allora bisogna stare attenti di questa cosa bellissima. No, mi parlavo non di precauzione di quel tipo là. Signor sindaco, lei a casa si sta affidando alle normali procedure, tipo, non so, quelle del lavarsi le mani spesso, o le ha anche delle altre indicazioni, dei consigli per i triestini? Anche il bidet io penso che sarebbe utile, insomma. Io non credo che i medici sono in disaccordo se qualcuno a casa una tantum si fa un bidet, insomma. Non è che dico che dovete stare lì seduti tutto il giorno, però un bidet è una tantum, è una cosa che può fare anche contenta la vostra compagna, la vostra moglie, capite? Che è una cosa bella avere questa cosa dell'igienico anche. Meno male che le spruccolette delle banche. Le dà una roba, eh? Però c'ho sempre uguale, Sempre la stessa dura vita, c'ho sempre uguale, eh? Mamma! Highlander! No, volevo dirti veramente che da quando che stavo a casa sono a 2 metri da terra. Ma che meraviglia, Gualtiero, se perché te son felice. No, mamma, se perché mi si che a gonfiare le balle. Dico talmente che sono a 2 metri da terra. Cioè, è una roba anche esagerata, mi pare, insomma. Però c'è sempre... Resto a casa mia, ma cerco scuse poi per andar via.
quanta emozione, l'autocertificazione. Penda in supermercato o far pissare il gatto. Merda la polizia, ma dove la sta andando? In farmacia, che gode noidi, me sciopa le emorroidi. Mia zia che ha un'emergenza de denti laser senza, no trova la dentiera, chi aiutarla potrà. La scendizzo dal mezzo, ecco son rovina. La certificazione, la medaglia però so dove la sia, merda, se a casa mia. Quando go scampo mi provo e lo corrompo. E appena si avvicina, se la volgo la mucchina. Scusi, la me perdoni, mi spizza tutto e mollo due stranudoni. Mescola il naso, che giuro che se un caso. E in muso mi ghettosso, ok la sei in arresto. Ma con tutti quelli che sei nel mondo, chi a casa sei nervoso e sei sempre agitato. Chi ha trovato un modo e se gari la sa, in pergolo cottorno anche mi proverò. L'allegria con l'erba di casa mia. No, gente, ma mi scherzavo, ma mi scherzavo. In coroneo in messera, so che la resterò, che poi se stavo a casa gli era uguale, ma boh, ma almeno ho deciso che semmai che sarà un'altra pandemia, resto a casa mia. A casa mia. Dopo continua così. Ti quetta molto più di pittile. E ma caccodoni! Da pittena! Pinitelo! Questa pitta! Ma noi di Macete siamo qua sempre per darvi una mano e per chiarire anche tutti i vostri dubbi. Quindi se siete delle altre persone che hanno dei dubbi, c'è a me senza problemi, perché noi siamo in linea con degli esperti che vi spiegherà un po' tutto. Infatti vedo un'altra telefonata. Pronto, sì, San Giorgio. De nuovo. De nuovo qua con Egle. Buongiorno, signor Giorgio. Le ne conto il suo dubbio? No, le sa che mi e da Egle siamo qua che mettiamo dopo, perché facciamo un'agenda importante di quel che se poi, quel che non se poi. Chiaro. Quel che se giusto, quel che non se giusto. Mi pare che sta roba non si sta ancora detto da nessun. Se chiedevimo mia e mia moglie Egle, che cosa dite, si chiama Egle, mia moglie. Sì. Sì, no, posso fare che c'è parari all'Usel? Aspetti un attimo, aspetti un attimo. Allora, siamo in TV. Sì, non si preoccuparci. Fatto con, insomma, con questa esperienza negli anni, mi sono imparato, insomma, lo gioco con dedicatezza, lo tengo in mano senza stranger troppo, perché sennò le sai se soffica, è un peccato, no? Per cortesia, allora, siamo in fascia protetta, non potremmo parlare di ste robe, per piacere. È un peccato, perché un Uselgo, se ne avessi di più, ma un Uselgo, insomma, me lo porto fuori.
Oppure, non so, ne mi dici lei, lo tengo in gabbietta. Ma che gabbietta? Allora, a parte che non... Ma che gabbietta? Ma non è dell'usel. Ma che usel? È un papagallin, comico, sto papagallin azzurro, si chiama Camilla. Non è che telefono, cioè. Numero sconosciuto. Buono, rispondevo. Chi te dote cotte? Chi te dote cotte? Babbo, come stai? Sono il tuo amato discendente. Cucciolo di papà, ma dove eri sparito? Cioè, non so, con questa tua assenza prolungata mi hai ferito. Ecco, cioè, non so, sono sempre il tuo affettuoso genitore, no? Ma poi perché mi chiami, cioè, da un numero sconosciuto? Cioè, per un momento ho pensato fosse un strafanicchio, mi sono anche agitato, no? E lei non solo è il presidente degli Stati Uniti, ma lei è anche il proprietario unico del TLT, il territorio libero di Trump, che in questo momento sono un po' in crisi perché si è anche un po' allargato. Noi che abbiamo dentro sia Trieste, ma sconfiniamo anche un po' con Monfalcone, Ronchi dei Legionari. Devo dire che sto nome mi ha sempre fatto un poco che si capiva che arrivava il virus, eh? Perché? Sti bronchi dei regionali mi ha sempre fatto un poco così. Ma no, bronchi, ronchi, ma vabbè. Bronchi dei regionali si chiama. La se spiega un poco meglio, comunque. Sì, posso portare fuori l'usdello o no? Perché mi non ho sentito. Cioè, ho sentito i parlare di tutto, e cagnetti di qua, cagnetti di là. Però cioè, sto usdello che si è sempre chiuso. Possiamo liberare sto usdello o no? Perché mi non ho sentito Conte dire che se puoi portare fuori l'usdello. Non capisco niente. No, non si può. A parte che non si può uscire, in ogni caso. Non è che si può uscire, non è che puoi andare fuori. Vabbè, ma se tu di qua che porta a pisare i cani, potrò mi portare fuori. Giusto che c'è più aria, che se non si snervi. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole Zeccio di Rosini. Una domanda che mi pare che non si sta ancora disquisito sto problema. Ma sulla finestra anche, tipo. Non fora, no, uscire. No, forse è finestra. La finestra. Oh, ma non è libero. Signor Giorgio, buongiorno. Non mi ha fatto fare. No, sì. Da nessun, e allora chiediamo agli esperti perché è giusto domandare. Nel disi. Adesso arrivo, adesso arrivo. Posso fare che c'è parare all'usel? Eh? Aspetti un attimo, aspetti un attimo. Allora, siamo in TV, sì. Per cortesia. Sì, ma non lascio libero, eh? Grosso. Lo teglio con la mano. Sì, ma non lo lascio libero, tranquillo. Ma... Cioè, mi sono fatto esperienza negli anni. Sei terribile, sono una roba peggio dell'altra. Non lascio libero, tranquillo, mi sono fatto esperienza negli anni. Non interessa niente per cortesia. Lo gioco fuori con delicatezza. Lo tengo in mano senza stenza troppo. L'autocertificazione. Bon, allora è
Egle, scrivi portare fuori l'uccello.